Konnichiwa e benvenuti a tutti qui nelle Japan News per quanto riguarda questo mese di agosto 2019 in collaborazione con Element Multigaming, la grande multigaming Italia di youtubers e streamers. E allora partiamo subito con la prima news di questo mese, che riguarda l'uscita di Metal Wolf Chaos XD, sviluppato da From Software. In Metal Wolf Chaos XD sarete chiamati a scendere in campo col vostro mecha avanzato e armato fino ai denti per intraprendere combattimenti in iconici scenari americani come il ponte di Brooklyn, il Grand Canyon e la scalinata Casa Bianca. From Software lanciò Metal Wolf Chaos nel dicembre 2004 per il solo mercato giapponese, ma dal prossimo 6 agosto potrete anche voi videogiocare questo sparatutto davvero incredibile in esclusiva su PlayStation 4. Seconda news di questo mese di agosto riguarda Oninaki, il nuovo gioco di ruolo d'azione Oninaki di stampo classico prodotto da Tokyo RPG Factory e pubblicato da Square Enix. Narra la storia di un Watcher che ha il compito di proteggere la vita dopo la morte. Oninaki include delle battaglie hack and slash con personalizzazione dei demon e delle armi, un gameplay d'azione unico e una storia profonda e appagante. Come da Mission, per i titoli dell'etichetta in questione, anche in questo caso si tratta di un RPG di ispirazione classicamente nipponica, caratterizzato da un'atmosfera trasognata e sistema di combattimento classico. Oninaki è in uscita qui a noi in Italia e in tutta Europa per PlayStation 4, Nintendo Switch e per PC il prossimo 22 agosto. Terza ed ultima news di questo mese di agosto riguarda Man of Medan. Pubblicato da Bandai Namco, in Man of Medan 5 amici partono per una vacanza in barca, quando un evento molto sinistro li sorprende. Partite per uno spaventoso viaggio a bordo di una nave fantasma. Affrontate la storia con un amico online o con fino a 5 giocatori offline. Tutti i personaggi giocabili possono morire. Le vostre scelte determineranno il loro destino. Chi salverete? Non giocate soli. Man of Medan lo troverete sui scaffali qui in Italia a partire dal prossimo 30 agosto per Sony PlayStation 4 ed Xbox One. E allora, cari amici, anche queste Japan News di questo mese di agosto 2019 terminano qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciarmi un like, un commento e una condivisione con i vostri amici. Seguitemi nei vari social, vi ricordo come sempre pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Ovviamente vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, attivate la campanella per rimanere aggiornati con i miei svariati video e episodi sul gaming giapponese a 360 gradi. Ovviamente vi invito anche a seguire Element Multigaming, la più grande multigaming d'Italia con youtubers e streamers, su Twitch, dove portiamo una valanga di videogames dal multiplayer al single player per tanto divertimento garantito per tutti quanti voi. E allora, cari ragazzi, vi ringrazio per essere stati fin qui e dal vostro Giappo Gamer è tutto. Matane ai prossimi video!